In questo episodio, vieni che vengo a riparare casa. Sì, funziona. No? Allora, mentre navigavo su TikTok mi è apparsa di nuovo la friggitrice ad aria. Qua cucinava degli spinaci, perché noi di solito lo facciamo in padella con un po' di olio così. Però ero curioso di farlo, infatti andiamo a fare insieme. Però mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un commento qui sotto di cosa volete vedere con la friggitrice ad aria, perché io faccio tutti gli esperimenti possibili e magari con qualche cibo strano. Quindi lasciate un commento qui sotto, iscrivetevi al canale, accendete la campanella, date un like, fate quello che volete. Venite con me. Allora, io ho preso a Lidl, sono andato a prendere questi cubetti di spinaci, voglio vedere se funziona. Quindi prendiamo i nostri cubetti e diceva di metterli semplicemente così, surgelati. Do una scrollata? Non lo so. Così, ottimo, così come vedete ci sono, surgelati, via. Buttiamo in padella. Accendiamo in padella, sì, ciao, buttiamo in padella, buttiamo in friggitrice e mettiamo, ha detto 8 minuti, 170 gradi. Vediamo cosa succede. Ok, apriamo, surprise. Allora, sono ancora congelate. Ok, in realtà sono ancora un po' congelati, però si sfaldano, quindi ancora magari quei 5 minuti in più a 200 gradi faranno la differenza. Mettiamoli così, poi accendiamo 5 minuti 200 gradi. Ok, vediamo un po' cosa è uscito. Allora, secondo me sono ancora congelati, lo farò andare ancora un pochettino. Allora, secondo me abbiamo finito. Guardiamo come si presentano. Ci sono, ok. Allora, sembrano a posto. Facciamo così, mettiamo tutto qui come faceva vedere. Perfetto, poi un po' di sale. Mettiamolo un po' di sale a sentimento. Una scorzetta di limone, la tagliamo. Scorza, metà limone in realtà. Mettiamoci qua tutto questo così e voilà, la ricetta è fatta. Sì, però adesso bisogna mangiarla, bisogna vedere se è buona. Ok, vediamo se è buona, perché secondo me sì. Buona, ottimo, forse un po' di sale. Allora facciamo così, mettete 12 minuti a 170 e poi nel frattempo un po' mescolate in modo che non rimanga surgelato e poi 5 minuti a 200 gradi dovrebbe uscire così. Sembra buono. Chiederò a mia moglie. Ma puoi fare queste cose, lo so, con l'olio. Andiamo a provarlo, va. Allora, secondo me proviamo, metto questo qui, tappetino, metto la sedia per bloccare, ok, speriamo che non faccia un macello. Mamma mia, quando vedrà mia moglie mi ammazza, veramente, devo consumare pure l'olio così, poco poco, cioè no, proprio se mi esce fuori un macello. Tiriamo fuori i nostri bei piedini. Dobbiamo farlo, ragazzi, siamo pronti. Allora, una bella spalmata di olio e adesso provo a camminare. Sì, funziona. Funziona. Oh. Posso fare jogging, posso fare tapis roulant. Oh, funziona veramente, eh? Posso andare più veloce? Solo che questa mi scivola. Più veloce, più veloce. Aiuto per adesso, aspetta, devo uscire, aiuto, devo uscire. Certo che l'olio d'oliva non è neanche male, è consigliato per il vostro benessere, dei vostri piedi, olio d'oliva nei vostri piedi.
Mamma mia, andiamo a fare cose serie, va. Ah, bene. Allora, appendini, usare gli appendini. Ok, questo è da provare, proviamola. Perché tipo, se tu praticamente sei un po' avanti nell'età, no? E hai mal di schiena, oppure hai mal di schiena, puoi fare semplicemente così, come c'era nel TikTok, tipo prendere così, c'ho mal di schiena e posso fare questo, no? Posso tirare e poi li posso togliere, posso semplicemente fare così, no? Quindi direi che, vabbè, non li ho messo tanto bene, quindi direi che come TikTok funziona, sto bene? Sì. TikTok funzionato, fa troppo caldo. Ah, questo qui potrebbe essere utile. Io non so mai dove mettere gli attrezzi. Comprare una cintura di attrezzi, sì, però con questo è un po' più economico. Vediamo. Tu come te lo immagini un vero workman? Vieni che vengo a riparare casa. Guarda che funzionano queste fascette, guarda che bello. Non devi comprare neanche la cintura da workman o muratore, perché tu con le fascette hai risolto già tutto. Cioè non devi fare nient'altro. Dare così. E se ti serve un cacciavite, eccolo. Prego, vuoi un cacciavite? Vuoi una pinza? Eccolo. Eccola qua, pinza. E poi li metti a posto. E non c'è niente di più facile. Cosa? E questi erano i nostri 5 minutes craft, un po' da provare, perché sono un po', alcuni sono un po' tanto per ridere, altri sono molto utili, quindi noi faremo questa serie, continueremo questa serie, proveremo tanti altri craft, 5 minutes craft. Vediamo se funzionano, perché secondo me non tutti funzionano. I cubetti spinaci sono buoni però, quindi mi raccomando, continuate a seguirmi, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e commentate cosa volete vedere e magari qualche ricetta. Ci vediamo alla prossima, rimanete sintonizzati e ciao.